un'importanza particolare è riservata alla questione 60. Perché? Perché Tommaso riflette sul giudizio. Oggi abbiamo una caterva di gente che proferisce giudizi senza assolutamente esserne all'altezza. Il giudizio fa riferimento alla giustizia, ma vedremo che è anche alimentato dalla prudenza e dalla carità. Senza queste componenti che si uniscono alle singole virtù, non si può proferire un giudizio responsabile. E infatti, noi cadiamo perennemente nelle polemiche, che sono purtroppo inutili e sterili. Non ho ancora idea se affronteremo in un'unica lezione, vediamo un po' anche i tempi, tutti i sei articoli o li divideremo in 3 più 3. Perché, come ho ribadito più volte, non mi interessa solamente produrre della teoria. Tommaso non aveva in mente di costruire un'enciclopedia teorica, ma tutte le sue parole, sia di uomo, sia di filosofo, sia di cristiano, avevano un obiettivo ben preciso: capire, comprendere il rapporto tra l'uomo e Dio, tra l'uomo e se stesso, tra l'uomo e gli altri fratelli, tra l'uomo e questo mondo, tra l'uomo e la comunità cristiana. Perciò tutto quello che noi leggeremo in riferimento al giudizio, comprendiamo che è quanto mai attuale. Sono passati 800 anni, ma le regole che dovrebbero dare un ordine alla nostra vita, anche nei rapporti con gli altri, sono sempre le stesse. Quindi valutiamo in che cosa consiste il giudizio. È un atto di giustizia il giudizio. Attenzione a non trasformare il giudizio in qualcosa che violenta la giustizia. Il giudizio, lo dice il termine, giudizio, dicens ius, è colui che cerca la giustizia, cerca la cosa diritta, no? Vi ricordate? La cosa diritta, la cosa giusta, la cosa retta, il rectum. Quindi, nel momento stesso in cui uno proferisce il ius, il diritto, deve proferire qualcosa di giusto, non la falsità, non la menzogna. E non deve assolutamente apparire inclinato verso uno o verso un altro, per favorire l'uno o per favorire l'altro. Vedete quanto è delicato il giudizio, formulare un ius, un dicere ius. Allora, cominciamo e leggiamo già subito le argomentazioni che vorrebbero sostenere che il giudizio non è un atto di giustizia. Il filosofo insegna che ciascuno giudica bene ciò che conosce. Oggi in linea troviamo chi, senza conoscere storia, senza conoscere la filosofia, senza conoscere neanche una pagina di Bibbia, proferisce giudizi. Quindi,
se io non conosco l'oggetto del giudizio, io non posso proferire un giudizio. Comunque, andiamo avanti. Il filosofo insegna, non è Tommaso, è Aristotele, è la cultura greca, tanto celebrata ma non conosciuta. Ciascuno giudica bene ciò che conosce, quindi il giudizio pare appartenere alla facoltà conoscitiva, sì, in parte, sì, ma la facoltà conoscitiva riceve la sua perfezione dalla prudenza, perciò il giudizio appartiene più alla prudenza che alla giustizia. Notate che anche nell'argomentazione che vorrebbe sostenere la tesi contraria a quella di Tommaso non c'è assolutamente una presa di posizione assoluta. Sembra, visto che per giudicare è necessario conoscere, la conoscenza appartiene alla prudenza, perché è la conoscenza che si concretizza nella prudenza è guidata dalla ragione, quindi sembra appartenere più la risposta. Il termine giudizio, che nel suo primo significato sta a indicare la retta determinazione del diritto, infatti, ecco, nel respondeo viene ricordata l'etimologia di giudizio. Il giudizio indica propriamente l'atto del giudice come tale. Giudizio, dizio, dicens ius, è colui che dice il diritto, è colui che dichiara il diritto, è colui che dichiara la cosa giusta. Ricordiamoci sempre questa cosa, che è un punto di riferimento. Il giudizio è colui che dichiara la cosa giusta, la cosa retta, non la cosa storta. Quindi giudizio implica la definizione o determinazione del giusto. O, se volete, invece di chiamarlo giusto, non la cosa giusta, ma la cosa retta, la cosa diritta, non la cosa storta. Vi ricordate? Avevo fatto riferimento alla mia zia, la mia cara zietta, che era una donna piena di fede, e quando ero birichino, da bambino, mi diceva, alla maniera siciliana, sei storto, figlio mio, sei storto. Storto è qualcosa che non è diritto, e ciò che non è diritto non è retto, e ciò che non è retto non è neanche giusto. Il fatto però che uno sappia ben definire quanto riguarda le azioni virtuose deriva propriamente dall'abito della virtù. Come faccio io a emettere un giusto e retto giudizio se non ho l'abito della giustizia? Dice giustamente Tommaso, come chi è casto sa determinare rettamente ciò che riguarda la castità. Questo vale chi è, ricordo i vocaboli che abbiamo utilizzato, chi è generoso e liberale sa come definire la generosità, non la può definire un avaro la generosità o la liberalità. È evidente, perché non la conosce, perché non possiede l'habitus. Quindi è necessario che chi emette il giudizio possegga anche l'abito della giustizia. Per cui il filosofo afferma che gli uomini ricorrono al giudice come ad una giustizia animata. La giustizia, evidentemente, nel mondo greco era una dea, però la giustizia rimane anche nell'analisi grammaticale nome comune, di cosa astratto. Non esiste la signora giustizia. Però il giudice incarna in quel momento la giustizia e la giustizia nel giudice diventa animata, viva, perché il giudice emette un giudizio. Ma ricordatevi sempre, è importante per emettere un giudizio, e lo dice il vocabolo, il giudizio deve dichiarare il vero, il retto, il diritto. Allora, tornando alla risposta, così abbiamo avuto anche l'occasione di leggere il pensiero di Tommaso,
Leggiamo, il termine giudizio, che nel suo primo significato sta a indicare la retta determinazione del diritto, fu esteso poi ad indicare la determinazione retta di qualsiasi altra cosa, sia nell'ordine speculativo che nell'ordine pratico. In tutti i casi, però, il retto giudizio esige due elementi. Sì, giudizio dovrebbe essere riferito esclusivamente a tutto ciò che riguarda la giustizia, quindi i rapporti che intercorrono tra gli esseri umani. Però poi, col tempo, il giudizio è passato anche a trattare argomenti che non sono strettamente legati alla giustizia, come argomenti di carattere speculativo, scientifico, filosofico, eccetera, no? Perciò, per emettere un giudizio è necessario innanzitutto la facoltà che deve direttamente proferire il giudizio è un atto della ragione. Io non posso parlare di fisica nucleare se io non conosco nulla e non capisco niente di fisica nucleare. Mi pare evidente. L'altro elemento invece è la disposizione di chi giudica, dalla quale dipende la sua idoneità a ben giudicare. E da questo lato, nelle cose relative alla giustizia, il giudizio procede dalla giustizia. Ecco, proviamo a guardarci attorno. Io penso che sempre ci sia stata questa deficienza nei rapporti tra gli esseri umani, però oggi è pubblicizzata dalla televisione, dalla radio, da internet. Tutti parlano. I più non conoscono gli argomenti di cui vogliono essere giudici. E l'altra grossa fetta appartiene a chi ideologicamente è già inclinato verso una determinata parte. Perciò è difficile trovare un giudizio, non dico perfetto, perché presso gli uomini non c'è nulla di perfetto, ma un giudizio attendibile. Ecco perché io sono molto sospettoso quando, anche in riferimento alla conoscenza della propria materia, quando sento discutere, disquisire e formulare giudizi su questioni storiche, filosofiche, testuali, su questioni di carattere politico, su questioni contemporanee, che dimostrano chiaramente che il soggetto che mette un giudizio non conosce assolutamente nulla di niente. Perciò io, per analogia, vi ricordate, agente di questo genere, anche se questa gente è laureata in matematica, in storia, in fisica nucleare, eccetera, eccetera, per analogia mi chiedo, ma quando poi parlano nella lingua delle loro materie, utilizzano lo stesso sistema? Sono affidabili? Visto che in altri settori hanno proferito dei giudizi insostenibili e che solamente gli ignoranti, cioè coloro che non conoscono la materia o coloro che propendono già in una direzione o piuttosto in un'altra, possono proferire. Attenzione quindi all'impostazione già di quello che può essere un giudizio emesso da chi che sia, laddove sappiamo già che le emittenti cercano esclusivamente lo spettacolo, allora a questo punto siamo vaccinati, ma laddove chi parla sembra essere serio e attento alle giuste definizioni che dovrebbero guidare quel giudizio, attenzione che molto spesso, forse quasi sempre, oggi non è così. Quindi attenzione alle condizioni per poter mettere un giudizio. Il giudizio è un atto di ragione, quindi io devo su un argomento conoscere di preciso questo argomento. Faccio un esempio estremo, ne abbiamo già parlato quante volte, adesso è da un po' di tempo che non mi preoccupo più delle questioni e delle asinerie contemporanee, mi sono buttato tutto su San Tommaso,
ma c'è ancora qualcuno, e più che mai un tempo, che mi diceva: cosa ne pensa di questo uomino politico che è stato processato, è stato condannato, eccetera? E io rispondevo: ma come faccio a dare un giudizio? Come posso emettere un giudizio? Per sapere se è veramente colpevole o no, dovrei conoscere tutti gli atti processuali, dovrei immergermi in migliaia e migliaia di pagine e poi magari dopo vedremo in seguito, perché a volte le prove non sono sufficienti, possono generare solo dei sospetti. Come posso emettere un giudizio? Ma prima di emettere un giudizio di condanna, o prendere una posizione contro una persona o a favore di questa persona, ma io devo avere delle conoscenze, devo sapere di che cosa si tratta, non posso andare avanti solo a simpatia. Questi sono giudizi temerari. L'altro elemento, abbiamo detto, è la disposizione di chi giudica. Chi è già inquadrato in un partito? Chi è già inquadrato in una formazione sportiva, mettiamo sportiva tra virgolette, chi è per il Torino, chi è per la Juventus, chi è per l'Inter, chi è per il Milan, beh, l'interista avrà sempre ragione l'Inter, il milanista dirà sempre che il Milan ha ragione, ma qui non stiamo giocando con lo sport, noi stiamo qui emettendo un giudizio che vuole dire qualcosa di giusto e diretto. Capite quanto sia responsabile, specialmente un laureato, un professore universitario, un politico di rilievo, a proferire un giudizio? Specialmente quando questo giudizio non corrisponde al vero. Così dunque il giudizio è un atto della giustizia e di questo non c'è dubbio, in quanto da questa dipende l'inclinazione a ben giudicare. È necessario quindi avere un habitus, ma è un atto della prudenza anche, perché non posso giudicare con sufficiente equilibrio se non conosco che cosa giudicare, in quanto questo lo proferisce. Per cui anche la sinesis, quella che abbiamo valutato in riferimento alla prudenza, che è una parte integrante della prudenza, viene considerata bene giudicativa. Io devo conoscere, vi ricordate la sinesi? Io giudico, però io devo vedere le condizioni. Abbiamo visto anche gnome, non soltanto se ci possono anche essere delle situazioni straordinarie. Quindi attenzione, il giudizio deve essere in sintonia con giustizia e prudenza, ma non basta ancora. Andiamo a vedere la seconda obiezione. L'Apostolo Corinti scrive: l'uomo spirituale giudica ogni cosa, ma un uomo diventa spirituale specialmente con la virtù della carità, la quale è stata riversata nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Romani 5,5. Quindi il giudizio appartiene, fate attenzione di nuovo, più alla carità che alla giustizia. È evidente che qui ci poniamo nella prospettiva tutta, tutta, tutta cristiana. È evidente che per Tommaso questa prospettiva cristiana era allora un po' una prospettiva universale, perché tutti più o meno si dichiaravano cristiani, come oggi un po' tutti si dichiarano democratici. Però, a questo punto noi abbiamo un giudizio da un'altra prospettiva. Vediamo la risposta di Tommaso. L'uomo spirituale riceve dall'abito della carità l'inclinazione a giudicare rettamente di ogni cosa secondo le leggi divine. Non sono più le leggi umane, sono leggi divine, decisamente superiori a quelle umane, proferendo il suo giudizio mediante il dono della sapienza. La carità perfeziona tutto e perfeziona anche la nostra sapienza, che non ha più una prospettiva umana, ma una, parliamo di una sapienza umana, parliamo, vi ricordate che abbiamo due tipi di sapienza, la sapienza umana, la sapienza di questo mondo, la sapienza del secolo, e una sapienza divina. È evidente che chi emette un giudizio, guidato dalla sapienza dello spirito, si trova su un altro piano.
si trova nella prospettiva dello spirito. Questo però non è di tutti e non appartiene a tutti. Specialmente oggi. Il filosofo in ogni cosa, dunque, secondo il filosofo, in ogni cosa il virtuoso è regola e misura. Beh certo, il virtuoso è colui che cammina nel giusto mezzo. Ecco perché è necessario che chi giudica abbia, viva l'habitus della giustizia, altrimenti come fa a giudicare se lui stesso non è giusto? Per cui il giudizio non appartiene alla giustizia più di quanto appartenga ad altre virtù morali. Sì, è vero, quindi non c'è dubbio che in un giudizio è importante, ha un ruolo importante la prudenza. In un giudizio da parte di un cristiano ha un ruolo rilevantissimo la carità. Per qualsiasi altra persona che giudica sono importanti le virtù morali, non c'è dubbio, però attenzione che le virtù morali, come spiega Tommaso e come lo ribadisce, le altre virtù regolano l'uomo in se stesso, mentre la giustizia regola l'uomo in rapporto agli altri. E così in ciò che riguarda le altre virtù si richiede solo il giudizio della persona virtuosa, in materia di giustizia si richiede anche il giudizio di una superiore, il quale possa fare da arbitro e stendere la mano su entrambe. Queste sono le parole di Giobbe. Per questo il giudizio appartiene più alla giustizia che a qualsiasi altra virtù, perché non c'è dubbio che l'uomo che emette un giudizio, visto che deve valutare la situazione, deve conoscere anche in che cosa consista effettivamente una particolare virtù, in che cosa consiste la mitezza, la magnanimità, in che cosa può consistere, abbiamo già detto, la generosità. Le virtù sono importanti, ma attenzione, le virtù ci danno una prospettiva che è innanzitutto rivolta a noi stessi. Noi delle virtù dobbiamo prendere tutto e solo ciò che in riferimento a quella determinata virtù mi pone in rapporto con gli altri. E quindi anche le virtù hanno un ruolo importante, ma non basta. Abbiamo detto la giustizia deve diventare quasi animata, è necessario che si incarni in un giudice, è necessario che si incarni in qualcuno che veramente ci possa garantire il dicere ius. E infatti Giobbe, il quale possa fare da arbitro e stendere la mano su entrambi. Detto questo, è una pietra miliare, noi possiamo poi procedere a valutare gli altri articoli che seguono. Nell'articolo 2 noi dobbiamo considerare ciò che leggiamo in Matteo 7.1 e in Romani 14.4, ma anche in Romani 2.1, con molta attenzione, perché siamo sempre alle solite, ad una lettura superficiale, poi si cade in certe assurdità anche operative che non hanno nulla di cristiano, che non hanno nulla neanche di coerente. Conosco un prete che in riferimento a una bellissima frase del Vangelo, dove i bambini cercano di raggiungere Gesù, il Maestro, e gli apostoli li tengono lontani, no? Perché dicono non disturbate, non disturbatelo. E Gesù li ferma, no? Vi ricordate? Dice lasciate che i bimbi vengano a me. Chi non è puro come questo bimbo non entrerà nel regno dei cieli. Beh, prendendo ad esempio una citazione di questo genere, l'ha assolutizzata e durante la celebrazione della messa permette ai bimbi di scorazzare per la chiesa, di giocare, di urlare, di fare tutto quello che vogliono. Capite che interpretare in questo modo il testo biblico è un modo
disnaturarne il senso. Perché i bimbi nell'ultima cena non correvano attorno a Gesù e ai dodici apostoli. Nel momento in cui Gesù raccontava le sue parabole e insegnava chi dal monte erano e sarebbero stati beati, non aveva dei bimbi che scorazzavano e urlavano. Se noi prendiamo, ecco, i giudizi che vengono emessi senza sine grano salis, non con grano salis, ed è pericoloso procedere così, perché si dà scandalo, si creano delle tensioni, si creano delle divisioni, ed è quello che porta poi a quegli scontri sterili che non producono nulla di buono. Perciò qui ci troviamo di fronte a delle citazioni che sono quanto mai problematiche, che potrebbero essere in qualche modo fraintese. Leggiamo in Matteo 7,1: non giudicate e non sarete giudicati. Coloro che giudicano sono sotto la minaccia di un castigo che è risparmiato invece a quelli che se ne stengono. Ma addirittura potrei io stesso, come insegnante, cadere sotto questo castigo, perché ho giudicato un alunno. Questo alunno non ha fatto quel che doveva fare, non ha assolutamente approfittato di tutti di tutte le occasioni che gli ho offerto, e alla fine ho dovuto scrivere nel giudizio 4 e procedere alla bocciatura. L'ho giudicato. Attenzione quindi, che non è adesso vedremo, perché ci sono tante cose da considerare. Ma se voi andate nella seconda argomentazione, è ancora più pesante. Chi sei tu per giudicare un servo che non è tuo? Sia in piedi o cada, ciò riguarda il suo padrone. Ora, Dio è padrone di tutti. Quindi, come faccio io a giudicare Luigi o Giacomo, anche se sono in un ruolo di giudice, visto che sono non addirittura servi, ma figli adottivi dell'Onnipotente in Cristo? Che diritto ho io? Non è lecito quindi giudicare. Nessun uomo è senza peccato, perché sta scritto: se diciamo che siamo senza peccato, inganniamo noi stessi. Ma a chi pecca è proibito di giudicare. Paolo dice: sei dunque inescusabile, chiunque tu sia, o uomo che giudichi, poiché mentre giudichi gli altri, condanni te stesso. Infatti tu che giudichi, fai le medesime cose. Però, d'altra parte, nello stesso Deuteronomio leggiamo: ti costituirai giudici e scrivi in tutte le città, essi giudicheranno il popolo con giuste sentenze. Allora la Bibbia è in contraddizione? No! Vediamo il pensiero di Tommaso, che illumina i nostri passi grazie a quel dono che ha ricevuto, il dono della chiarezza. Il giudizio intanto è lecito in quanto è un atto di giustizia. Ha bisogno di due cose. Io dico due, ma giustamente Tommaso fa riferimento anche alla terza. Primo, la rettitudine della giustizia, che derivi da un ambito ben preciso, altrimenti io ho un giudizio perverso. Se io non so, anche perché non lo vivo io in modo diretto, ciò che è bene e ciò che è male, come posso giudicare un altro in riferimento a ciò che io non conosco? Ritorno nuovamente al discorso di prima. O non lo conosco, o non lo pratico. O sono ignorante, o sono io un uomo non virtuoso, che mi trovo cioè nel vizio. Secondo, devo averne l'autorità. Altrimenti parliamo di giudizio usurpato. Pensate a quanti vogliono proferire giudizi sulla Chiesa, sulla veridicità della Bibbia,
e non hanno nessuna autorità. Per lo più non hanno neanche la conoscenza, ma non hanno nessuna autorità. Eppure vogliono parlare di tutto e di tutti. È un giudizio usurpato. Oggi più che mai, sulle pagine dei giornali, vengono giudicate delle persone e vengono già messe alla berlina, pur non essendosi ancora pronunciato il diritto ufficiale. Capita anche spesso che il diritto ufficiale impieghi degli anni per pronunciarsi, quindi purtroppo abbiamo anche una deficienza nel sistema giudiziario, però c'è chi viene condannato senza ombra di dubbio, viene rovinato nella sua vita senza che veramente gli sia concesso il diritto di proferire parola, di difendersi, in qualche modo far riferimento a un giudice giusto, a meno che sia nella condizione di potersi pagare dei collegi interi di avvocati. Perché voi capite che se un giornale arriva a calunniarmi, io non ho i soldi per pagare un esercito di avvocati e fargli causa. Se invece al mio posto c'è qualcun altro con il portafoglio a fisarmonica, ha questa possibilità. Quindi vedete che molto spesso c'è chi usurpa il diritto di giudicare, non tocca a lui. Ma poi c'è di peggio, lo vedremo negli articoli successivi. Terzo, che sia emanato secondo la retta norma della prudenza, la certezza della ragione. Io non posso solo su un sospetto giudicare e condannare qualcuno. Noi arriviamo al punto condannare addirittura le intenzioni che non possiamo assolutamente conoscere. E noi parliamo di giudizio sospettoso. Quindi, rettitudine nel giudizio. Non può esserci un giudizio usurpato e non ci può essere un giudizio che si fonde esclusivamente su dei sospetti. Quando dunque manca uno qualsiasi di questi elementi, allora il giudizio è vizioso e illecito. Detto questo, ritorniamo alle nostre obiezioni. Non giudicate e non sarete giudicati. I padri della Chiesa interpretano in modo differente quel passo di Matteo 5. Sant'Agostino ci dice che il Signore proibisce il giudizio temerario, che vuole giudicare le intenzioni e altre cose occulte. Giudizio temerario. Guardate che giudizio temerario è terribile. Giudica le intenzioni. Tu fai questo perché hai in mente di. Anche in un'azione buona, no? Ah, certo, ti comporti bene, hai fatto del bene. Io mi ricordo, ero ventenne e mi stavo da fare col gruppo missionario e c'era qualcuno che mi diceva, o meglio mi diceva, poi lo venivo a sapere indirettamente, beh, se lo fa ha i suoi interessi. Anche di questa esperienza io ho raccontato già la risposta di una cara signora che ormai da anni e anni che mi ha lasciato, apparteneva al gruppo missionario e mi diceva, ma questo argomento lo troveremo anche dopo nell'articolo di Tommaso, stia tranquillo Vincenzo, stia tranquillo, chi ha difetto ha sospetto, è il corrotto che giudica le intenzioni, perché giudica su se stesso. Non si rende conto di quanto lui sia malvagio e pensa che tutti coloro, anche quelli che fanno il bene, lo facciano per interesse. Ho letto e ho sentito qui anche su Madre Teresa di Calcutta qualcuno, qualche merito cretino, volevo intervenire, volevo rispondere, ma sono impegnato con la Summa e non rispondo più a nessuno. Anche se qualcuno mi invita a prender parte a queste controversie. Madre Teresa di Calcutta non amava i poveri, amava la povertà. Anche le opere più belle che sono ispirate dall'uomo
puro e che sono guidate dalla sapienza della carità, all'occhio del malvagio, del perverso, diventano opere perverse. Capite? Il giudizio temerario è quello che giudica le intenzioni. Il fatto che le intenzioni le può conoscere solamente Dio. È solo il Cristo che ha quella spada, come dice l'Apocalisse, a due tagli, entrare nei nostri cuori e conoscere le nostre intenzioni. Non è il piccolo stupidotto di turno che può penetrare nel cuore della gente e conoscere le intenzioni. Quindi dobbiamo semplicemente limitarci ai fatti. Nel cuore del nostro prossimo noi non possiamo leggere. Sant'Ilario invece, ma mi pare che l'interpretazione di Sant'Ilario sia un po' stiracchiata, in riferimento a queste parole non giudicate per non essere giudicati, ci dice: il Signore intendeva proibire il giudizio sulle cose divine. Non c'è dubbio che oggi, in modo particolare, no? Sentiamo, ma se ci fosse Dio, questo Dio, e non si, ma se ci fosse Dio, questi poveretti non soffrirebbero. Ma se, vedete, sono tutti giudizi, oltretutto, caratterizzati dall'attributo della profonda ignoranza, che giudicano addirittura Dio. Una formichina, un pidocchio che cammina tra le setole di una scrofa si permette di giudicare Dio. Crisostomo invece parlava di giustizia fatta senza benevolenza e con animosità. Pensate, i politici. Sono sempre pronti a giudicare l'avversario. Ci sono dei problemi che durano da decenni e decenni. E magari c'è un partito che è da decenni che è in mano al governo, poi perde le elezioni, arriva l'altro e subito punta il dito, il vecchio, quello che è stato per anni e anni al potere. Voi non fate, ma scusa, perché non l'hai fatto tu quando c'eri e potevi agire? Ed è da ambo le parti questo atteggiamento. Giudizi fatti senza benevolenza e con tanta, tanta animosità. E purtroppo questi giudizi ci sono sempre stati, tra la povera gente, perché noi purtroppo abbiamo questa perversione del cuore. E se non riusciamo a essere consapevoli, continuiamo per questa strada di malvagità. Ma oggi, con i mezzi di comunicazione, con i mezzi di pseudoinformazione, assumono delle proporzioni gigantesche. Poi, nel 2 si diceva: chi sei tu per giudicare un altro, visto che l'altro è figlio di Dio? E Tommaso dice: il giudice viene costituito ministro di Dio. Non stiamo parlando di chi con grande facilità giudica il proprio fratello, stiamo parlando di chi ha una particolare responsabilità anche nella comunità cristiana. Oggi non abbiamo questi anziani, non abbiamo queste guide. Noi leggiamo con Paolo, dove c'è l'invito a richiamare il proprio fratello che sta sbagliando, a portarlo di fronte agli anziani perché si ravveda. Quindi necessariamente lì è implicito un giudizio, ma un giudizio fatto di amore per correggerlo, per portarlo sulla retta strada. Non è il giudizio pettegolo, il giudizio che condanna a priori. Perciò il giudice viene costituito ministro di Dio, per cui sta scritto: giudicate con giustizia, e si aggiunge: poiché il giudizio appartiene a Dio. Quindi dovrebbero esserci nella società, ma in modo particolare nella comunità cristiana, degli uomini investiti di questo dovere, che non è un diritto, è un dovere. Ed è ispirato, l'abbiamo visto già prima, dalla carità, dall'amore, per aiutare i propri fratelli.
Poi, in riferimento all'ultima osservazione, che è questa: sei dunque inescusabile chiunque tu sia, un uomo che giudichi, poiché mentre giudichi gli altri condanni te stesso, perché siamo tutti peccatori. E non c'è dubbio che è un'osservazione importante, che però ci richiama al giudizio, specialmente da parte di coloro che sono investiti di questo ruolo, a un giudizio di misericordia. Non un giudizio di condanna, ma un giudizio che cerchi di richiamare il fratello dall'errore. Risposta di Tommaso, che fa riferimento al Crisostomo e a Sant'Agostino. Coloro che sono in peccato mortale non devono giudicare quelli che sono nello stesso peccato o in peccati meno gravi. Ecco perché è necessario che il giudice abbia, possegga, sia rivestito dell'habitus della giustizia, che sia una giustizia animata. Se uno non ha, come posso io richiamare il mio fratello quando sono nello stesso errore? E ciò va inteso specialmente quando si tratta di peccati pubblici, poiché ne nascerebbe uno scandalo nella mente altrui. Se invece i peccati non sono pubblici ma occulti, e urge per ufficio la necessità di giudicare, bisogna giudicare con umiltà e tremore, uno può rimproverare e giudicare. Allora, vi ricordo un passo dei Promessi Sposi. Vi ricordate che Don Abbondio non aveva sposato Renzo e Lucia per paura. A un certo punto Federico Borromeo ne viene a conoscenza, quando va nella parrocchia di Don Abbondio gli chiede: perché non hai unito Renzo e Lucia in matrimonio? E lì viene fuori una lavata di capo. Don Abbondio a un certo punto non ne può più e risponde: avrei voluto vedere voi, eminenza, al mio posto, che cosa avrebbe fatto? Poi queste parole, che sono proferite da una stizza evidente, quasi Don Abbondio avrebbe voluto rimangiarsene. Mamma mia, adesso cosa ho detto? Arriva la tempesta, invece non arriva la tempesta. Federico Borromeo dice quello che direbbe un santo: è vero, ma io mi trovo nella condizione di dover riprendere l'errore. È una condizione difficile per un superiore. Forse anch'io mi sarei trovato nella stessa condizione, forse anch'io sto sbagliando. Ricordatevi che Federico Borromeo, come Carlo Borromeo, ogni mattina confessava i suoi peccati, utilizzava questo grandissimo sacramento che oggi viene disprezzato e svalutato. E quindi invita Don Abbondio: se ho sbagliato, se ho errato, riprendetemi, ditemi dove posso ricominciare. E Don Abbondio, che a questo punto viene soffocato da questo amore, e non andiamo oltre, perché sennò andiamo a parlare dei Promessi Sposi e non del pensiero che ci vuole comunicare Tommaso. Quindi col giudicare Sant'Agostino, che fu vescovo e quindi fu nella condizione molto spesso di dover giudicare, cosa dice? Se ci trovassimo nel medesimo peccato, gemiamone insieme e invitiamoci reciprocamente a unire i nostri sforzi. Se ci trovassimo nel medesimo peccato, evidentemente. Ma c'è chi si trova nel dovere di richiamare gli altri, e non può sbarazzarsi di questo dovere, perché è un dovere pesante, faticoso, semplicemente citando il Vangelo. Non giudicate, non sarete giudicati. Non, il Vangelo non dice solo questo. Quel giudizio che non deve essere proferito, l'abbiamo visto, è il giudizio perverso, è il giudizio usurpato, è il giudizio temerario. Se no, noi siamo chiamati al giudizio: ti costituirai giudice e scrivi in tutte le città, essi giudicheranno il popolo con giuste sentenze. Attenzione quindi perciò a non prendere
certi passi del Vangelo, esasperarli, e poi in questo modo vengono proprio. Uso sempre quella parola perché è la più violenta, ma ci dà il senso e il significato di come noi ci poniamo molto spesso di fronte alla parola di Dio, è proprio stuprare il pensiero di Dio secondo i nostri comodi, secondo le nostre tendenze, come abbiamo visto nell'articolo precedente. Passiamo all'articolo 3. Sembra che il giudizio originato da un sospetto non sia illecito. Giudizio. Non un sospetto. Un sospetto può anche essere, e vedremo le circostanze, può anche essere giustificato. Un giudizio che si fonda esclusivamente sul sospetto non può essere giustificato. Evidentemente la tesi sostiene il pensiero opposto a quello che ho appena manifestato, no? Vediamo quali sono le argomentazioni. Dice Aristotele, il giudizio umano ha per oggetto le azioni umane, che sono singolari e contingenti. Pare che non sarebbe lecito alcun giudizio, se non fosse lecito giudicare partendo da un sospetto. Ora, che la ricerca della verità possa nascere da un sospetto, sì. Ma il giudizio che si fondi esclusivamente sul sospetto, assolutamente no. Anche perché ci sono dei sistemi per garantire che quello non sia e non rimanga esclusivamente sospetto, ma che corrisponda al vero. Tommaso ne indica uno che era quello più solito allora e che era garantito da un giuramento, ad esempio mediante la testimonianza di persone idonee, di persone considerate giuste. Noi abbiamo tanti altri mezzi, oggi c'è il riconoscimento delle impronte digitali, delle impronte vocali, c'è il DNA, che ci permettono di valutare se un sospetto è semplicemente sospetto o se effettivamente può nascere da quel sospetto un'indagine, quindi poi alla fine un processo e una sentenza. C'è poi un'altra argomentazione che dice, il giudizio che nasce dal sospetto, se fosse illecito, sarebbe sempre un peccato mortale, ma ciò è falso poiché la glossa, a commento di quel testo di San Paolo, non vogliate giudicare nulla, attenzione, prima del tempo. Paolo non dice non vogliate giudicare nulla, ma prima del tempo. Quindi non viene condannato il giudizio di per sé, ma un giudizio affrettato. La glossa dice, afferma che non possiamo evitare i sospetti. Un sospetto ci può essere. E vediamo adesso, con la riflessione di Tommaso, dove il sospetto è più che mai giustificato. E allora ci viene in aiuto Crisostomo per spiegare quella citazione presa da Matteo 7,1. Perché vedete, oggi abbiamo a che fare con degli uomini e delle donne che dovrebbero essere responsabili nei vari settori, in modo particolare per quel che riguarda i giovani che sono loro affidati, e proprio i più ferventi cristiani citano queste parole: non giudicate, non sarete giudicati. Ma attenzione a che cosa si vuole intendere. Perché altrimenti, come abbiamo già letto nell'articolo precedente, la Bibbia entrerebbe in contraddizione. Il non giudicate non sarete giudicati, se lo spiega Crisostomo. Il Signore con questo comandamento non proibisce ai cristiani di correggere gli altri, anzi è un dovere di un cristiano correggere il proprio fratello, con amore, con misericordia, specialmente se il cristiano ha un compito ben preciso in quella determinata comunità. Vi ricordate, ne abbiamo parlato, Paolo che invita a riprendere il proprio fratello, poi a parlargli con
con un altro testimone, poi a presentare il problema alla comunità, agli anziani. Proibisce invece, questo non giudicate, di disprezzare altri cristiani con l'ostentazione della propria onestà, spesso condannando e odiando gli altri per dei semplici sospetti. Vi faccio un esempio, perché la cosa è durata per secoli e fu sempre un grandissimo errore dei cristiani, al punto che gli stessi cristiani si devono considerare responsabili di certe soluzioni affrettate prese e adottate dal mondo laico o laicista. Io ho già una certa età, ma non tanto lontano dai nostri giorni, anche solo 50, 60, 70 anni fa, una donna che andava incontro a una maternità senza essere sposata era considerata una poco di buona. E c'era chi si pavoneggiava nella propria onestà, che forse poi non era poi una grande onestà, semplicemente aveva fatto quello che quella donna, ragazza madre, aveva consumato in modo più intelligente e più furbo. Capite che un errore di questo genere portò poi, lungo gli anni, l'introduzione sistematica dell'aborto, quando invece quelle donne avrebbero dovuto essere considerate, amate, accolte e non ghettizzate e non giudicate. Quindi il non giudicate deve essere inteso in questa prospettiva. E Tommaso si rifà all'autorità di Cicerone, il noto giurista romano. Il sospetto, dice Cicerone, implica un'opinione cattiva fondata su indizi insignificanti, e ciò può derivare da tre moventi. È evidente che stiamo parlando sempre di un sospetto che vuole giudicare e che rimane sul sospetto. Perché se poi il sospetto mi aiuta a salvarmi, a guardarmi da un pericolo, quello non è più sospetto. È una giusta prospettiva lungimirante che cerca di non farmi cadere e non portarmi a delle esperienze o a delle prove che poi magari non riesco a superare. A che cosa voglio farmi riferire adesso? A che cosa voglio riferirmi adesso? Alle cattive compagnie dei nostri ragazzi. Quando i genitori ti dicono: ma non andare con quella gente, non, è chiaro che magari non hai delle prove concrete. E vi ritorno a proporre quella mia terribile esperienza di mio ex alunno, bravo, capace a scuola, che incominciò a frequentare cattive compagnie fino al punto di arrivare ad un suicidio determinato dalla droga. Lì è un'altra cosa, il sospetto che in certi luoghi si consumi alcol, si consumino stupefacenti, ci siano dei rapporti sessuali non protetti, ci sia una situazione di corruzione, anche se non ne hai le prove. Quindi continuo a ripetere, attenzione a distinguere i due concetti, il sospetto e il giudizio. Il sospetto è a volte necessario per salvaguardarci da un pericolo. In ogni modo, qui parliamo di quei sospetti che vengono pubblicizzati, parliamo di quei sospetti che formano dei giudizi, che condannano della gente innocente. Primo, dal fatto che uno è egli stesso malvagio, per cui conoscendo
la propria malizia, facilmente portato a pensare male degli altri secondo le parole dell'Ecclesiaste. Quando lo stolto cammina per via, essendo egli insipiente, tutti reputa stolti. Vi ricordate nell'articolo precedente quando vi ho detto, vi ho riportato quelle parole che mi disse tanti e tanti anni fa quella signora? Non si preoccupi dei giudizi di questa gente. Chi ha difetto ha sospetto. Chi nella sua vita ne ha già combinate di cotte e di crude, pensa che anche gli altri siano al suo stesso livello. Un'altra ragione, un altro movente, può derivare dal fatto che uno è mal disposto verso un altro. Bastano lievi indizi per pensarne male, in modo particolare perché ciascuno crede facilmente ciò che desidera. E perché desidero una determinata cosa? Perché mi fa comodo. Un altro esempio. Noi sappiamo purtroppo che molti sacerdoti si sono macchiati di uno dei crimini più terribili, che è la pedofilia. C'è chi approfitta di questo fatto per dire: sono tutti pedofili. Perché lo dice addirittura i papi. Questo papa è pedofilo. Vi ho già contato quello che mi era capitato una volta con Benedetto XVI. Venne una persona a casa mia che si spacciava per amico. Ecco lì. Un giusto sospetto che poi mi permise di salvarmi da certe brutte esperienze a cui sarei potuto andare incontro se questa presenza fosse continuata a casa mia. E mi disse: vedi che anche il Papa, era a tempo di Benedetto XVI, anche lui è pedofilo. Ah, lo dicono tutti i giornali. Io rimasi sconcertato perché Benedetto XVI l'avevo seguito, avevo ancora un libro di 30-40 anni prima che aveva scritto Ratzinger. Dico, ma è possibile una cosa simile? E cominciai a fare delle ricerche. Dunque, a quale pedofilia si stava riferendo costui che non aveva capito niente, che probabilmente aveva interpretato in modo assurdo certe sciocchezze dei giornalisti? Al fatto che il fratello del pontefice, 30 anni prima, era stato in una scuola cattolica dove c'erano stati degli atti di pedofilia. Quindi il fratello, 30 anni prima. È come se qualcuno mi dicesse: ma tu 30-40 anni fa eri in quella chiesa, in quella scuola, e non ti sei accorto che tizio era un pedofilo? Io, se torno indietro di 30-40 anni, non mi ricordo neanche quali siano stati allora i miei colleghi. Poi normalmente la pedofilia non si sviluppa né si manifesta per i corridoi o al centro dell'aula magna. Quindi io non penso di poterne essere responsabile. Perciò vedete, bisognava in qualche modo distruggere qualcuno. Ma perché in questo caso? Perché poi continua, no? Poiché ciascuno crede facilmente ciò che desidera, perché in questo modo io distruggo un'autorità morale e quindi distruggendo l'autorità morale faccio quello che mi pare. Lo fa anche lui, che mi predica il Vangelo, che mi predica i comandamenti, perché non lo potrei fare io. Quindi si è mal disposti verso qualcuno, verso una classe, verso un gruppo di persone, e si è normalmente mal disposti perché ci fa comodo distruggere quel qualcuno, quella classe, quell'istituto. Terzo movente. Ecco, questo in parte potrebbe essere giustificato. Ciò può derivare da una lunga esperienza, per cui il filosofo rileva che i vecchi sono sommamente sospettosi, avendo molte volte sperimentato i difetti degli altri. Il terzo movente diminuisce l'infondatezza del sospetto, perché abbiamo un'esperienza, una lunga esperienza, in quanto l'esperienza giova alla certezza, la quale riduce ciò che caratterizza il sospetto. E quindi questa potrebbe passare, ma attenzione, sempre parliamo di sospetto, non parliamo di giudizio, perché sul sospetto noi non possiamo emettere un giudizio.
Poi ci sono tre gradazioni di sospetto. La prima consiste nel prospettarsi dei dubbi sulla bontà di uno per degli indizi insignificanti. E questo è un peccato leggero e veniale. Cioè, infatti, secondo la glossa sul testo di Paolo, non vogliate giudicare nulla prima del tempo, fa parte della tentazione umana che non manca mai nella vita presente. Però io vorrei insistere su questa citazione. Non vogliate giudicare nulla prima del tempo. Allora, l'indizio, perché dobbiamo anche essere furbi come le colombe, furbi come i serpenti e puri come le colombe, l'indizio ci mette in allerta. Quindi non vogliate giudicare nulla prima del tempo. Però, una volta messi all'allerta, in allerta dobbiamo fare attenzione a quello che potrebbe capitarci. E, a questo punto, se al mio sospetto seguono dei fatti, è giusto ed è giustificato il mio giudizio. Secondo grado, sia invece quando uno, per leggeri indizi, ritiene certa la malizia di un altro, è evidente che, come ho già insistito prima, su degli indizi io non posso giudicare nessuno. E qui parliamo veramente di un grave peccato. Sebbene dunque non si possono evitare i sospetti, essendo noi uomini, tuttavia dobbiamo trattenerci dal dare giudizi, cioè sentenze ferme e definitive. Ma non viene chiaramente proibito il sospetto, specialmente se è confermato da una lunga vita di esperienza. Infine, il terzo grado è il più grave, laddove abbiamo proprio il giudice che emette una sentenza esclusivamente su dei sospetti e quindi condanna un imputato senza delle prove certe.